Comandante, il dono della reliquia di Don Puglisi oggi nella Cappella del Comando Generale è un segno forte che richiama all'impegno nella promozione della giustizia e della legalità. Qual è il significato? Beh, per noi è un giorno di grande emozione avere la reliquia di Don Puglisi, che è stato parroco in una città difficile, in un quartiere difficilissimo come il quartiere di Brancaccio, peraltro in un rapporto umano col comandante della stazione molto profondo. È chiaro che per noi ha un profondo significato anche da un punto di vista istituzionale. Avere la reliquia qui di Don Puglisi significa mandare un messaggio a tutta l'arma dei carabinieri, a tutti i nostri comandanti di stazione, di dialogare con la gente come spesso fanno, soprattutto di farsi carico di tanti bisogni che la gente ha, perché questa è la forza dell'arma ed è credo il modo anche giusto per affrontare il futuro. Eminenza, Don Puglisi è stato un uomo e un sacerdote che è morto per la giustizia e la solidarietà, una testimonianza che rafforza l'impegno di tutti, anche per le donne e gli uomini dell'arma. Io direi di più, è quello che ho detto poco fa parlando durante il rito, non soltanto ha fatto per le persone appartenenti a quest'arma, ma in qualche maniera li ha imitati, c'è un rapporto di imitazione reciproca. Il rapporto della vicinanza alla gente, soprattutto alle persone più bisognose e più umili, e di farlo nelle circostanze ordinarie, laddove diremo non si è sotto gli occhi di tutti, sotto i riflettori, lo ha fatto quotidianamente. Questo è stato il suo servizio di fedeltà nell'ordinarietà della vita, quella che San Giovanni Paolo II chiama la misura alta della vita cristiana di tutti i giorni. E in questo credo che ci sia un rapporto di identità, almeno nella missione, di somiglianza. L'ispirazione ovviamente è di ordine differente, però la pratica dell'esercizio delle virtù civiche e cristiane è molto somigliante e questo rende caratteristica questa cerimonia. Il dono della reliquia di Don Puglisi oggi nella Cappella del Comando Generale è un segno forte che richiama all'impegno e alla promozione della giustizia e della legalità. Quale significato? Il tutto è nato l'anno scorso perché è stato fatto un convegno alla scuola ufficiale su Don Puglisi e l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice, mi ha invitato richiedere una reliquia da poter collocare nella nostra cappella. Io ho colto subito questa occasione perché Don Puglisi, come ha detto anche il Cardinale Semeraro, è stato un uomo di Dio perché stava in mezzo alla gente, in mezzo ai suoi. E cosa simile è il lavoro che fanno professionalmente i nostri carabinieri. Quindi la laicità dello Stato, la fede, che insieme si uniscono per poter essere e portare una speranza, una parola di verità, di giustizia alle persone che ne hanno bisogno. Grazie.